Oggi si festeggia San Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei spagnolo. La fede è l'umiltà della ragione che rinuncia al proprio criterio. Questa è una delle frasi celebri del nostro santo che troviamo scritte nel libro altrettanto celebre, Il Cammino, e il Camino è in spagnolo. Chi si esprime con questo aforisma è appunto José María Escrivá de Balaguer. Ma chi è questo santo? Nasce a Barbastro, in Spagna, nell'anno 1902. Sacerdote dalla personalità davvero eccezionale, intuisce che tutti i cristiani sono chiamati alla santità e che possono di fatto raggiungerla mediante l'esercizio del proprio lavoro e della propria professione. Laureato in giurisprudenza, dà vita a Madrid nell'anno 1928 all'Opus Dei, la società sacerdotale della Santa Croce, congregazione che si propone di aprire ai fedeli una nuova via di santificazione nel mondo attraverso il lavoro, come abbiamo detto. Nel 1930 Escrivá fonda anche un ramo femminile e nel 1943 istituisce all'interno dell'Opus Dei la società sacerdotale della Santa Croce che abbiamo già citato. L'idea animatrice è in fondo molto semplice. Le normali occupazioni quotidiane possono diventare luogo di incontro con Dio. La santificazione consiste nel compiere i piccoli doveri di ogni istante in mezzo alla gente senza cambiare status. Una santità che non disdegna neppure l'eleganza nel vestire, perché, diceva José María, bisogna offrire un'immagine autentica e attraente della vera vita cristiana. Dunque, caratteristica del santo che oggi noi festeggiamo è quella di rammentare a tutti i cristiani che in virtù dell'incarnazione del Verbo e della potenza trasfigurante della grazia, le normali occupazioni quotidiane possono diventare per ognuno di noi, per ogni uomo, in ogni luogo, un luogo di incontro con Dio. E ancora che la pienezza della contemplazione, che un tempo si riteneva soltanto un traguardo esclusivo di coloro che si ritiravano dal mondo, venne così decisamente proiettata nel bel mezzo della strada. I laici si possono far santi, in sostanza questa è la sua sintesi. Monsignore Escrivá de Balaguer non si limitò ad indicare soltanto il traguardo, mettere Cristo al vertice di tutte le attività umane, come egli diceva con suggestiva espressione, ma mostrò anche i mezzi per conseguirlo, plasmandolo in una realtà pastorale solida ed organica. E portò migliaia di sacerdoti e di laici, uomini e donne di tutte le condizioni, a trovare nel lavoro l'ambito della propria santificazione e insieme la materia della propria corresponsabilità nella missione intera, grande della Chiesa. Una santità dunque davvero grande, la sua che consiste nel compiere i piccoli doveri di ogni istante. Escrivá additò con il suo esempio la via di un eroismo cercato nelle situazioni più normali, nella preghiera continua, nella mortificazione ininterrotta, come il battito del cuore, lui diceva, nell'assidua presenza di Dio, capace di attingere i vertici dell'unione con Lui, persino nel frastuono del mondo e nell'intensità di un lavoro senza risparmio. Va da sé che, cercando la perfezione nell'attività quotidiana, si finisce in molti casi per eccellervi, cosa che ha dato ai malpensanti di ogni epoca il destro per vedere nell'Opus Dei, chissà, una sorta di massoneria bianca, naturalmente un giudizio cattivo. È un fatto che 80.000 aderenti e milioni di simpatizzanti sono i numeri di questa organizzazione nata con Escrivá de Balaguer. Eppure la normalità dell'opus è ricercata dal suo fondatore fin dall'inizio.
Ordina ad esempio che almeno uno dei suoi primi collaboratori, che non fumavano, si desse alle sigarette perché la gente non avesse a credere che nel gruppo non si praticassero altre regole all'infuori di quelle evangeliche. Nell'anno 1946 El Padre, così lo chiamavano in spagnolo, il padre, si trasferisce a Roma, dove il 16 giugno dell'anno 1950 l'Opus riceve l'approvazione definitiva da parte della Santa Sede. Tra le sue opere, diffuse in milioni di copie in tutto il mondo, spicca Il Cammino che ho citato all'inizio, quel libricino che tutti gli aderenti del movimento, ma anche molti laici, portano o nella tasca, se sono donne, nella borsetta. Insegnamenti davvero semplici, da cui traspare che Escrivá sapeva mettere in pratica il consiglio che egli dava ai docenti. Professore, abbi l'ideale di far comprendere agli alunni in poco tempo quello che a te è costato ore di studio per riuscire a vederci chiaro. Un consiglio ovviamente che vale per tutti i docenti in ogni tempo, ma chissà anche per i genitori e per tutti gli educatori. Muore nell'anno 1975 e i suoi resti mortali riposano nella chiesa romana di Santa Maria della Pace. Papa Giovanni Paolo II, il 6 ottobre del 2002, l'ha proclamato santo. E allora noi, nella festa di Escrivá de Balaguer, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per invocare la santità nel mondo del lavoro. Signore, insegnami la virtù del lavoro, la pazienza dello scultore che modella la statua, quella della mamma che confeziona un cappello a cono, della ricamatrice curva sul suo lavoro, la vivacità del giovane mentre usa un computer, l'abnegazione del contadino, indifferente alle intemperie, la tenacia del meccanico che ripara gli pneumatici sul marciapiede, la dignità di una madre mentre prepara il riso sotto il tetto della capanna, la tenerezza di un'infermiera che ha speso tutta una vita in un lebbrosario. Amare il mio mestiere, manifestare rispetto a clienti sconosciuti, donare a ognuno soddisfazione, gioia e sorriso che vengono dal fondo del cuore attraverso il prodotto fatto da me e da loro usato. Allora, ogni mio lavoro sarà opera e la mia vita un dono offerto dal Signore a coloro che mi incontreranno.